130 fotografie, direi quasi 230 capolavori della fotografia moderna, cioè della fotografia realizzata fra il 1900 e il 1940, opere che provengono dal Museum of Modern Art di New York e che per l'ultima volta, diciamo, sono visibili a Torino, ma in generale in Europa. Facciamo il nome di alcuni autori che saranno presenti. Sì, tra i grandissimi ci sono Cartier-Bresson, Weston, Narrey, Rodchenko, Molinoj, tante donne anche, perché Thomas Walter, il collezionista che ha messo insieme queste 230 immagini, è stato molto attento e ha acquistato, anche quando non era ancora una moda acquistare o parlare della fotografia femminile, ha acquistato molte figure importantissime che riconosciamo oggi come tra le protagoniste del periodo. C'è un filo conduttore che lega queste immagini? Sicuramente c'è l'idea del racconto di un mondo nuovo. La fotografia è stata in quegli anni davvero la grande svolta per raccontare un mondo che cambiava, per cui vediamo l'entusiasmo anche di questi fotografi nella possibilità di sperimentare, nella possibilità di raccontare le nuove metropoli, ad esempio. Tutto questo è molto visibile. E poi c'è la centralità della figura del fotografo. Ci sono tantissimi ritratti. Io lo trovo molto bello perché noi vediamo sempre le fotografie, ma non sappiamo che faccia hanno Cartier-Bresson e via dicendo. Qui vediamo anche questo.